Questo programma è offerto da Guitar Lab. Cari amici di The Rock Show, benvenuti, sono le 18.30 e voi siete su New Signal per l'inizio di questo programma rigorosamente nella nostra versione live. Ricordarvi che da oggi ci potete seguire anche sul canale 17 del digitale terrestre, oltre al 217. Abitualmente come state facendo in questo momento, quindi vi invito, qualora non riusciate a vederci sul canale 17, a risintonizzare il televisore. Altra cosa importantissima, potete seguirci sul nostro sito internet www.newsignal.it per quanto riguarda lo streaming video e la condivisione. Voglio fare un saluto speciale oggi agli amici di Entella TV che dopo la fusione abbiamo l'opportunità di comunicare, di stare insieme anche a voi e di far seguire e conoscere il nostro programma. Quindi John Falco vi dice benvenuti a tutti quanti. Il programma, come al solito, è un programma interattivo, quindi io vi invito a scriverci i vostri bellissimi messaggi su WhatsApp per interagire con noi, come sempre avete fatto, come farete sempre e come avete fatto splendidamente anche questa settimana. Io sono qui in questa postazione un pochettino particolare perché sono vicino a dei camerini dove si sta preparando la nostra band. Questa settimana vi abbiamo preparato come ospiti una band molto colorata, molto molto frizzante, che ci farà fare un viaggio verso alcune sonorità anni 80, un po' rocchettare, tanto da darci un po' di energia, un po' di brio a questa puntata di The Rock Show. Ma adesso intanto fatemi andare a vedere se i ragazzi sono pronti. Siete pronti, ragazzi? Forse non avete sentito, ma io ho sentito un bel yeah, eccoli qua. Allora, ditemi che ho mentito sull'aspettativa. Coloratissimi, frizzantissimi, simpaticissimi, grandi grandi ragazzi, energia per questo live. Attenzione ai cavi. Grandissimi ragazzi. Ma nel frattempo, mentre loro si preparano, guardiamo un bellissimo servizio a due splendidi allievi del nostro graditissimo sponsor Guitar Lab. I found a love. Of our own, but we are still kids when we're so in.
Francesco a The Rock Show con un bellissimo brano di Ed Sheeran tratto dall'album Divide. Bravi ragazzi, complimenti, grazie. Molta atmosfera, grazie di essere qui con noi. Grazie. Grazie. Belli, timidini questi ragazzi, però hanno fatto una grande musica, veramente ragazzi, io devo fare i complimenti. Grazie. Ascoltate, voi siete allievi di Guitar Lab. Sì. Ok? Direi che insomma il lavoro fatto è buono, il talento c'è, il lavoro si vede. Tu studi canto, probabilmente tu bow sax no, perché no, canta, quindi sì. Quanto tempo è che studi canto? Un annetto e mezzo. Un annetto e mezzo, beh, avevi già delle basi o...? No, avevo fatto prima 3 anni di violino, però di canto non avevo nessuna base. 3 anni di violino, che interessante tra l'altro. Hai lasciato violino? Sì, l'ho lasciato per fare canto. Ti dedichi, preferisci dedicarti a cantare la canzone? Beh, un anno e mezzo, sì, è un tempo interessante, però secondo me di base c'è del talento, perché comunque per un anno e mezzo di lavoro, sicuramente un ottimo lavoro, però una base che è veramente molto molto interessante, molto carina la pasta. Grazie. Vabbè, devo anche ringraziare comunque il mio insegnante che assolutamente comunque fa la sua parte. Assolutamente sì, il lavoro, ti ripeto, il talento c'è, il lavoro si vede. Tu invece sei un allievo probabilmente di chitarra. Sì, vabbè, sì, sì, faccio chitarra da 7 anni. 7 anni? Sì, sì, da. Anch'io ringrazio il mio insegnante, perché comunque ci sta. Ma hai iniziato lì, cioè avevi già incominciato a strimpellare qualcosa a casa oppure lì? No, proprio... mi piaceva, poi ho conosciuto appunto il mio insegnante e faceva queste lezioni a un tempo in parrocchia, poi vabbè, piano piano è arrivata la scuola e ho cominciato sempre con lui, ho fatto sempre con lui dall'inizio fino ad ora. Tu hai una bella precisione e una bella pulizia del suono. Grazie. Ok, che sull'acustico non è poco. Sì, sì. Credo che sia tutto. È importante. Ragazzi, inizio prima con Lisa, poi chiedo giusto anche a te. Dai. Vai, vai. E chi è il tuo cantante preferito? Ed Sheeran, quindi sì. Hai comandato tu qua la scelta del brano. Sì. A me non piace. Non ti piace Ed Sheeran? Dai, non tanto. Molto fresco. Qualche canzone, sì. Dai, vabbè. Orecchiabili. Sì, è un prodotto radiofonico, sì, Ed Sheeran. Sì. No, poi nel terzo A, ti ricordo che sia il terzo, un po' di più rispetto ai primi due. E, quindi ti piace altro genere musicale? Io la trap e la rap. Ti piace la trap? Sì, sì. Dai, dimmi chi è il tuo artista preferito. Uno in particolare non c'è, però va a momenti. Va a momenti, beh, adesso ci sono tanti artisti validi in questo. Sì, momento. Sì, sì. Okay. Tedua, Capoplatio, tanti. Purtroppo. Ma... bravo. Io sono un po' più commerciale, a me piace anche Galì. Galì? Ah, sì. Sì, sì, è bravo. Sì, però un po'... vabbè. Boh, vabbè, un po' non meno... è il mio preferito, però vabbè, bravo. Un po' meno underground magari. Sì, sì, ci sta. Sentite un po', cosa vuol dire per te cantare? Beh, sicuramente è una forma d'arte che, diciamo, che a me piace molto il mondo dell'arte in tutte le sue sfaccettature, quindi è un modo, sì, secondo me una via d'arte e anche appunto un modo di esprimersi, come può essere per esempio anche molte altre discipline come, non so, il ballo piuttosto che qualsiasi altra cosa. E boh, diciamo che è un'attività molto liberatoria personalmente. Sì, credo che sia liberatoria, e almeno per me personalmente è uno dei pochi modi per esprimersi, l'arte in generale, non la musica, proprio questo perché mi viene dal cuore. Poi in realtà un'altra persona si può esprimere guardando dello sport, va benissimo, esatto, a parte è una forma d'arte anche quella, secondo me, quindi in realtà ci sta. Per te suonare la chitarra, dai, dammi due sensazioni. È bello, sì, è... quando non so cosa fare prendo la chitarra e suono, boh, mi aiuta, è un bel passatempo, quindi, una grande, insomma, passione. Fra tante attività la chitarra è quello che... Sì, sì, la metto ai primi posti. PlayStation 5? No, ancora la 4. 4, vabbè, 4. Vabbè, va bene lo stesso. La 4 un po' sotto. Dai, dimmi un gioco che ti è piaciuto tanto della 4. FIFA. Al FIFA, giochi a FIFA, sì, tu sì, sei sì un tifoso, perché squadra tifi? Genoa, ovviamente. Tifi Genoa. Tra 2 giorni c'è il derby. No, domani c'è il derby. Il mio è The Last of Us. Ah, invece, beh, seguo un po' meno il calcio.
tu calcio immagino di no. No, giochi proprio un non po' me ne PlayStation? No, no, non mi piace. Niente. Vabbè, a parte la musica, vabbè, mi hai detto forme d'arte, vabbè, ma come hobby? Come hobby mi piace molto l'equitazione. Vabbè, dai. Poi mi piace molto gli animali in generale, quindi sì, poi appunto l'arte. Questi sono i miei principali hobby, sì, con la musica. E qua su New Signal facciamo un bellissimo programma con gli animali, se ricordo bene. Non vorrei dire un'eresia, Andrea mi picchierà se mi sbaglio, ma direi il giovedì alle 17.30. Ah. Quindi è una conduzione molto carina, ho già visto qualcosina e ve lo consiglio perché è molto molto interessante. Grazie. Naturalmente seguite tutto New Signal, ma anche del Rock Show, che vi vede un pochettino protagonisti. Ragazzi, a me ha fatto tanto piacere, io mi fermerei ancora un'ora con voi, però purtroppo il tempo stringe e vi ringrazio di essere stati. Grazie a te. Grazie a voi e grazie a tutti gli amici di The Rock Show. Questo programma è offerto da Guitar Lab. Thank you.
Facciamo un breve cambio di chitarra, anche se la chitarra di Hello Kitty è fantastica, però ovviamente esigenze sceniche e musicali. Eccoci, andiamo avanti con Hysteria. Magical.
sapere, they open level, it's such a magical, mysterious, when I got a feeling, but I still believe it, it's such a miracle, oh, say you will, oh baby, mysterious, oh, e voliamo sulle note dei Fingerlips qui a The Rock Show, coloratissimi, divertentissimi, con una carica incredibile. Ragazzi, non so se avete notato la regia, ma noi vi seguivamo con la camera grazie al grandissimo operato di Ambra Meretta, del nostro cameraman Davide Costanzi. Grazie per il trucco, Ambra! Che ha fatto anche un trucco favoloso, sì, alla nostra Joan Jett Barbara. Mi ricordi tantissimo Joan Jett, qualcuno mi ricorda Harry Carr, qualcun altro Vince Neil, e tu Jane Simmons. A posto, hai messo a posto tutti. Una super band praticamente. Una super band, una super band proprio che imperava negli anni Ottanta. Tu mi ricordi molto Mark St. John, che fu un chitarrista dei Kiss, che ebbe poi in White Tiger, andrò a finire, ma nei Kiss effettivamente ebbe una parentesi molto molto breve. Ma a parte tutto questo pippotto, ragazzi, che dire? Che dire? Che dire? Io vi vedo veramente lanciati, vi vedo veramente con un entusiasmo incredibile. Se mi fa strano stare da questa parte. Ma infatti adesso mi metto a cantare, ecco. Io ti metto a fare domande. Allora ragazzi, come nasce tutta questa idea favolosa di mettere in scena questa parte un po' glam o AOR, come volete, degli anni 80? Tre anni fa ne arrivavamo da diverse esperienze musicali. Beh, io e lei suoniamo insieme praticamente da 10 anni ormai, ne abbiamo affrontate tutte, party band, possibili tributi, robe varie. Poi l'anno scorso, 3 anni fa in realtà, quando c'era questa voglia di anni 80, ho detto ma perché non fare una bella band hard rock, glam rock, hair metal, però non semplici, ma proprio cercare di ricreare le sonorità, i vestiti, i colori di quegli anni lì, in modo che in quelle 2 ore chi viene a sentirci per quelle 2 ore lì chiude gli occhi e per quelle 2 ore lì torna indietro di 20, 25, 30 anni e per quelle 2 ore lì non pensa ad altro, ora più che mai si proietta indietro. Giustamente. E in quelle 2 ore lì si rivola di nuovo negli anni 80. Beh sì, allora sono d'accordo, chiudendo gli occhi effettivamente anche le sonorità ricordano l'accordatura della chitarra, anche va bene l'utilizzo degli assoli finché vuoi, però proprio i suoni che avete scelto sono molto ottantini e secondo me rendono molto bene. Aprendo gli occhi, oltre alle sonorità, abbiamo anche il look chiaramente di quegli anni, no? Che è molto molto curato anche nei dettagli, sì. Devo effettivamente dire, anche la scelta degli occhiali, ok, la scelta degli occhiali è proprio tipica di quegli anni, le acconciature sono super tipiche di quegli anni, i fusò glitterati, giusto? È giusto, sì, poter dire glitterato e sì, nel glam è... Ci una sta. Variante un po' che forse è tutta pelle nera è più anni 80, ma una variante colorata tanto. No, vabbè, ci stava, un ci tocco stava. Lì. Beh, c'erano molte band. Poi riprende la maglietta, 80. Riprende il logo della maglietta, quindi. Riprende anche il basso del. È tutto, sì, sì. È tutto in pandanco, si dice. Anche la chitarra. Anche la chitarra, la mitica ormai chitarra qua. Di Hello Kitty, che è veramente è la The Rocky Horror Picture Show. Che anche imperava tantissimo in quegli anni. Tu sei zebrato? Sì, lui è zebrato. Fatti zebrato. Modello numero 18, Giuditta. Giuditta modello. Film degli anni 80, che è quello. Ci sta. Allora, ragazzi, incominciano a scrivere, ecco. Stefania, Isabella, Ele, Federica e Patrizia, dove vi riempiono di complimenti. Grazie. Okay. Grazie. Bravi, grazie. Sound, grazie. Che è il gruppo. Grazie. Okay. Allora, vediamo se dalla regia qualcuno che ci sta seguendo
ha inviato qualcosina. Ecco qua. Ragazzi, ciao Fingerlips, siete veramente forti. Ciao a tutti, come state? Chi è? Veramente fortissimi, the best of del rock anni 80. Volevo salutarvi tutti e volevo salutare il chitarrista, grandissimo, il bassista, bravissimo, il batterista ineccepibile e il grandissimo anche tastierista. Per quanto riguarda la voce, cosa vi posso dire? Vi dovete tenere quello che avete, perché purtroppo quel che è. Purtroppo anche la voce femminile in un gruppo di maschi, e che maschi direi anche, è quel che è. Comunque, io sto suonando pianoforte, faccio anche solfeggio cantato. Se avete bisogno di un rinforzo per la voce o una sostituzione, potete anche farlo. Mi chiamate. Bello, ci diamo. Scherzo, amore mio, sei la più brava di tutti. Ciao ragazzi, bocca al lupo per tutto, siete fortissimi. Ciao. Grandissimo, grandissimo. Bene. Allora, mi sorge spontaneo, c'è una persona che si propone, no? Sì, e che sì. Sarà poi praticamente allora, il prossimo sostituto. Chi sì. È il sostituto tuo, Barbara? È mio marito. Ah, beh, vabbè, rimane in famiglia. È no? Mio marito, rimaniamo in famiglia. Adesso, così, se venisse a fare le prove lui al posto mio, io resterei a casa con i bambini, si invertirebbero un po' i ruoli, forse sarebbe anche bello, ma forse è anche meglio di no, visto che sta imparando a cantare, a suonare da poco, quindi con calma, amore, con calma. Ah, dai, stai imparando a suonare e a cantare? Sì, perché ha iniziato da pochi mesi e... Quindi cantare, ok, suonare, che cosa suona? Pianoforte. Si è scoperto pianista. Beh. Un giorno è tornato a casa e mi ha detto: amore, ho preso una decisione, voglio suonare pianoforte. Dal nulla. Beh, va bene. Magari una vocazione che sentivo. Fortunatamente io suonando il pianoforte avevo il pianoforte, l'ho portato a casa perché si trovava dai miei. Insomma, sta prendendo lezioni, è anche bravo, devo dire che... Quindi ti sostituirà presto, dici tu, no? Ma è anche bravo. Beh, dai, però lui non si può mettere i pantaloni glitterati. Questo... Non è detto. Esatto. Tutto da questo no, glitterati non so no. Se chi deve sostituire se deve vestire così. Non so se per voi sarebbe un bello spettacolo, però... Perché noi? In effetti. Va bene, ragazzi. Sentiamo ancora qualche brano, perché certo. Noi qua abbiamo voglia di scatenarci. Certo. Assolutamente. Allora, amici del Rock Show, i Fingerlips con ancora qualche brano, tutto da ascoltare e da ballare. Just
take my time to my chances. When the distance, now I'm back on my fear. Just a man and his will to survive. For many times, it's happened too fast. You trade your passion for glory. Don't lose the grip for the dream of the past. You must fight just to keep getting alive. Dopo questo medley, un altro medley, ci piace. A quiz,
scrivete se avete riconosciuto i titoli. Sì. Perché noi non li sappiamo ancora oggi, quindi grazie. Pronti? Partenza. Via! Via! Bello, bello, andiamo avanti. Aspetta che questa è andata avanti. Questa è andata avanti. Io inizio ad aver caldo. Tu ci vieni dietro mentre noi andiamo avanti? Sì, 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 assolutamente. This is the end.
barracuda. Grandissimi, grazie, grandissimi David. Finger Lips con questo finale un po' Iron Maiden, The Trooper, Busted Ears. Ma ci fermiamo 3 minuti. Questo programma è offerto da Guitar Lab. Amici di The Rock Show, eccoci di nuovo collegati in studio con i Finger Lips, che a questo punto li incomincio a vedere sudati. Anche no, perché... no, per niente proprio. No, dici che non, qua dentro non c'è una temperatura tipo Sahara, no, esatto. Poi voi siete scatenatissimi. Ragazzi, ci avete fatto ballare e divertire tantissimo, veramente, quindi io vi rinnovo i complimenti. Grazie. 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 Barbara, io ho un dubbio, ma tu sei clippata? Sì.
Sì, ah, ecco, per quello mi stai così. Certo. A distanza, va bene, va bene, va bene, va bene. Quindi ti sentiamo perché io non ho. Ma ormai lo sai che io qua sono. Cioè... Tu sei la reina, sei assolutamente la regina qua. Allora, volevo leggere. Aspetta, che mi si sta allontanando il microfono. Questa è una cosa che di solito faccio. Fai io, tu, ma... esatto. Proprio perché. Dei messaggi. Allora, spettacolo, raga, per sempre ovunque, rock and roll. E poi Ale Matte. Ale Matte. E brava la nostra piccolina. Un abbraccio da mamma e papà. Grazie. Ciao zio, sei fortissimo, lo siete tutti, Eleonora e Lucrezia. Queste sono i miei nipoti, ragazzi, sono le mie nipotine. Poi abbiamo un che bravi, non vi dico il nome perché su WhatsApp noi non lo riceviamo, quindi se non si firmano certo. È interpretazione, no? E poi abbiamo un altro messaggio, mitici finger lips. Italianizzato, vabbè. Italianizzato. Allora, vediamo invece, questi sono i messaggi scritti, se invece qualcuno ci ha mandato un video in regia. Ingerlisp, una cosa straziante. Io sono scappato sulle Alpi francesi per non sentirli. Mi tormentano. Scherzo, ragazzi, siete bravissimi. Un abbraccio e un bacio alla mia sorellina. Ciao. Due, tre. Oh! E anche saluta la mamma! E già nel palco! Figlio par- tuo figlio è roll! Cioè, arrivi a casa che è così! Sei bravissimo, papà! Ci stiamo guardando! Allora, mi sono toccato male, ma l'ho riconosciuto. Si è commossa. Ambra, devi fare il trucco. Perché? Perché sto piangendo. Allora, sono arrivati due video messaggi. Allora, iniziamo dal primo. Mio fratello. E tuo fratello? Mio fratellone, sì. Tuo fratellone. David, che doveva essere in Francia. Mi sembra che sia. Sì, ha detto che era in Francia. Sì, sì. È scappato dalle Alpi francesi. Sì, perché lui gira un po'. Mondo, lui farà l'architetto, gira un po' il mondo. Ma è un lavoro bellissimo, di girare momenti dove si già. Gira meno, lui riesce, è una fortuna. Sì, è anche un po' un pericolo in questo momento, però insomma. Credo che abbia fatto più tamponi lui di non so chi altro. No, immagino, però... poi il lavoro in realtà esatto. Non è più che permesso. Riesce a respirarsi un po' di aria un po' buona. Esatto, riesce a viaggiare. Invece l'altro poi direi c'erano i miei che... bimbi e poi i suoi. I suoi bimbi e poi i miei. Esatto, esatto, che sono i bimbi. Lorenzo e Samuele. Lorenzo e Samuele? Sì. Età? E Lorenzo tra una settimana e mezzo, 2 settimane, fa 7 anni, il piccolo 4 e mezzo. Vabbè, dai, una bella gioia. Sì, impegnativa ma bellissima. E beh, si sa che la famiglia è una grandissima gioia, però l'impegno è importante, no? È chiaro. Però se non esistesse la famiglia, anche i momenti belli come questi musicali sarebbero forse differenti, no? Esatto. Avere qualcuno che ci aspetta a casa è sempre molto bello, e anche condividere questi momenti e queste gioie. Sì, anche se mi hai fatto piangere di nuovo. Vabbè, è già un falco il mio Raffaella Carrà, ma che no, però non me l'aspettavo. Una bella parrucca bionda. Una volta non ne avevo bisogno, adesso avrei bisogno di 3 o 4 di parrucche, però c'è la sua, guarda che è un po' simile la sua. Sì, direi, potrebbe. Ma infatti ragazzi, mi fate proprio invidia tutti quanti oggi perché avete male. No, guarda, non invidiarci, perché con il caldo che c'è qua sotto ti assicuro. Questo immagino, io sarei già sotto con le dita a farmi un milione e mezzo di grattate. Va bene ragazzi, facciamo ancora un po' di musica, così tanto a Barbara lascio un po' di suspense. Sì, perché mi hai già detto che mi farai... Ti ho già fatto, esatto, un piccolo spoiler, ma lo lasciamo così... Almeno... All'ultimo, dulcis in fondo. Assolutamente. Proprio. Va bene, va bene. Canta poco Serena. Sappi che me ne ricorderò. Con leggerezza nel cuore. Con tantissima leggerezza nel cuore. Va bene ragazzi, allora i mitici Fingerlips ci fanno ancora un po' di note di quelle che ci piacciono tanto e tanto ci fanno divertire. Siete ragazzi?
sense of a mystery, touching but getting out, yeah. You walk up the line for the moment in time, you feel cool of the pace you buy. It's a push of the world, but it's always a chance, there's an anchor to stay the night. Just a coconut here, here, swung a stretching for the fear. Now the stop and wheel the head against the wheel. She's a maniac, maniac on the floor, and she dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor, and she dancing like she's never. We'll be right back.
tra il caldo e la voce che... Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo molto avanti. Chitarrista! Yeah.
Tutto live. Anche il cappellone. Anche il cappellone, perché siamo in tema, visto che siamo tanto di cappelloni, siete, io no, è ma bello voi sì. Della diretta. Ci ho messo un ciuffone là in mezzo. Allora, farla in playback. Allora, vediamo un attimino perché ci sono dei messaggi. Allora, Belin Willy, la tua entrata in One Vision spacca. Spacca indifferita. Io vorrei ringraziare questa trasmissione perché ci ha dato modo di far sì che glielo meneremo un casino tutte le volte che faremo sto pezzo, quindi ci sta, ci sta. Allora, cena, suonare di musica, Elisa e David salutano la band. Quindi Elisa grazie, e David. Grazie, grazie. Poi, oh, aspetta, sta arrivando un'altra roba, quindi un attimo di... Perché sì, quando sì. Arriva roba ci sono le notifiche che ti coprono per 45 minuti. Perfetto. Però, buono, perché vuol dire che arriva. Bravissimi, raga, davvero totali. Totali, 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 bellissimo. Totali, bellissimo. Firmato Sissi. Tanta roba, grazie. Totali, eh. Grazie, Sissi. Oh, qua c'è uno interessante. I miei complimenti al batterista, che oltre a essere un figo pazzesco, aspetta, vuole venire ma non è firmato, vorrei ma magari ah, ecco. È anche bravo, dategli pure il mio numero, spero si faccia vivo al più presto. Allora, okay. Il numero che ti devo dare è il seguente, è qualcuna che ho pagato, è qualcuna che ho pagato, perché volevo dire che insomma pagato un po' di persone che mi mandassero qualche messaggio, ma così proprio stanno, a me stanno arrivando. Sì. Era il primo di una lunga serie di 100. Infatti, sì, sì, c'ho il libretto degli assegni di là, poi da fare. Che stile bassista da urlo. Allora, vediamo un po'. Oh, qua bravissima, quindi c'è poco spazio o a me o a te. Quindi. Grande zia Baba. Un bacio, amore. Pietro, amore, e Giulia. Grazie. Bravissima. Famiglie numerose comunque. Sì, allora, abbiamo fatto apposta, ma ce n'è un botto. Dicendo tutti qua. Ciao, John. Ah, salute i Fingerlips, David. Grazie. Grazie. Non grazie. Ti sei grazie, non David. Ti David. William, sembri Brian May, versione 80. Bene. Voglia di il cugino di Brian May, proprio nel senso David John è il gambero, è lui secondo voi? Boh, è il gamberini? Potrebbe essere. Ciao David, comunque se fosse David. Grazie David. Allora, ancora bravissimi tutti, bravo Giorgio, Esther, Ennio, Marianna, Beppe. E questi sono veramente i miei cugini. Sono i tuoi cugini, quindi. Questi sono i miei cugini. Questi... Marianna e Beppe. Sono gratis questi. Quattro. Qua, sì, ah, no, sì, sono gratis. Scusa, questi io sono pensavo che. Sono allora, ragazzi, ne stanno arrivando ancora. Veramente, ma rischio di diventare monotematico. Ma li riprendiamo perché io li voglio leggere. Vediamo se qualcuno ha mandato dei video. Aia, perché stanno arrivando anche i video. Così spezziamo un attimino dalla regia. Grazie. Fingerlip. Che nome è? È il gruppo migliore di Genova. Siete uno spettacolo, grande ragazzi, soprattutto la cantante. Yeah! Grazie Nina! Chi è? Bella, è la fidanzata di mio fratello. È la fidanzata di tuo fratello. Grazie, grazie mille. Grazie. Vabbè, ci sta, complimenti. Che carino! Più che meritati, ci mancherebbe altro. Oh, yeah. Bene, bene. Mamma mia, allora, quante me le avete combinate. Sì, sono io, David, e lui, che salutiamo, okay, grazie. Ciao, ciao David! Grazie ciao. David, una vita, spero di rivederti, che è una vita che non ti vedo, veramente, guarda. Un abbraccio. Allora, bravissimi ragazzi, ero totali, ci siamo. Matte, una sola cosa. Una. A. Una. E. A. 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 Mo me fermo, perché sennò, scusate. Ma Matte capirà. No, no. Sì, sì, scusa, ce devi da spiegare, perché sì, io non ho capito, ma sai, data l'età ci sa che io non abbia capito allora. Niente. Poi A e A A A. A e A. La mi A e I O U E Y. Non si sa. Ok, ragazzi, però vedo che questa interazione perché poi ci rispondono. Va bene, va bene, va bene. Allora, dai, mettiamo un attimo via il tablet.
Aia. Davide, per favore, porti via le palle, come diceva. Vai, grazie. Sì. No, grazie, perché se no mi impiccio. Allora, io e Barbara ci ritagliamo 3 minuti, tanto ogni tanto facciamo un gioco di là, ci diciamo delle battute di una nota serie televisiva, che adesso faccio Penny, spiegare. Penny. Allora, io voglio un po' testare, anche tu, allora, visto siamo che siete, tutti fan. Abbiamo più di siete. Un fan, ho voluto testare la vostra conoscenza proprio di Vai. The Big Bang. A posto. Vuoi spiegare ai nostri amici a casa cos'è The Big Bang? Lo conoscono allora, tutti, lo conosceranno però. Tutti, è una serie televisiva molto divertente che parla di una ragazza molto bella circondata da ragazzi molto sfigati, nerd. Molto nerd. Nerd. È un po' sfigati, io preferisco dai. Nerd. Anche un po' sfigati, dai. Però, io mi sento però nerd. Insomma, è molto divertente. Oddio. Quello molto, che molto poi divertente. Si fidanza con mia... quella lì non è proprio sfigato. È un po' la mia storia. Beh, sapessi la mia, come nerd. No, Va bene, allora. Sei scaldo comunque. Prima domanda. Chi ha scritto il libro Bimbo Bramoso? Bimbo appiccicoso. Vabbè, la mamma di Leonard. Ma non hai neanche bisogno delle opzioni. Dai, su. Va bene. La mia cuffia però non va, Visto, no, visto che è partita tutta, adesso vediamo se sta questa. Cosa rivela Sheldon ad Amy nella 10ª stagione? Questa perché ce ne sono tante di rivelazioni di Sheldon. Infatti ti leggo le opzioni qua. Che Leonard è più intelligente di lui, che si è convertito alla fede religiosa della madre. Ma manco per morto. Che ha strappato il contratto tra coinquilini e che ha preso la patente da 2 anni. L'ultima? Si è preso la patente da 2 anni. Io sono indecisa con la prima. No, l'ultima? L'ultima. No, non ammetterebbe mai che Sheldon è più intelligente. Che lui è una però, intelligente però tu invece lo sai che in Young Sheldon lui dice di aver chiamato suo figlio, perché Sheldon avrà un figlio, uno spoilerone, però dice di aver chiamato Young Sheldon, non Sheldon. Vabbè, comunque dice di aver chiamato il figlio Leonard. Però non ammette che è intelligente di lui, quindi no, ha preso la patente da 2 anni. L'ultima, aveva ragione lui. Qual è la passione che ha Howard? Oltre alla... Vabbè, no, non si può dire in TV. Oltre a quella? Oltre a quella. Che Howard a Wolowitz. Howard ne ha tante, ha le fibbie, ha la spilletta sul collo. Le ma hai già risposto, basta. Non anche le opzioni, bravissimo. Allora, vediamo se sapete questa. Di cosa tratta il canale YouTube di Sheldon? Le bandiere! Divertiamoci con le bandiere! Manco le opzioni, divertiamoci con le bandiere, esatto. Vabbè dai, sono fatto. Hai preparato proprio un questionario, figata. Quello sul colpo grosso, cioè... quando lo facciamo? No, colpo grosso lo facciamo poi stasera alle 23, okay. Fisicamente. In replica. Tutti, io me ne vado però, ve lo dico. Espertissimi. Allora, questo è più difficile. Qual è il soprannome che la nonnina di Sheldon dà a Sheldon? Cuore di panna. Porca miseria, sai anche questo? Sì. Ragazzi. Vabbè, allora... passo subito. Ti arrendi? Qua. Ti arrendi? No, perché poi parto con Emily e Cannella, quindi... A che cosa è intollerante Leonard? Alla tazio! Ma poi si vince qualcosa? Non mi diverto. Presenti più. La settimana prossima. Presenti tutto interamente la settimana prossima. Allora, Emilio Cannella, voglio che tu sappia che il letto è così vuoto quando tu non ci sei. Emilio Cannella. Cannella. Guarda qua, ti ho preso il maglione uguale al mio. Emilio Cannella. Cannella. Ah, le resta tutte. Questa non la sai. Chi ha scritto la sigla di The Big Bang Theory? Questa non la so. L'ho messa per l'ultima apposta perché non poteva uscire vincitrice. Che è bellissima, tra l'altro. So che l'ha cantata Penny, vabbè, l'attrice l'ha cantata a David Letterman, però non so. L'ha cantata lei, David Letterman, ma il gruppo sono Pink, An Emotional Fish, Bob Geldof o Bare Naked Ladies. Questi 4. No, mi devi dire tu. Non lo sapevo. È Matteo 24. Non lo so, non si può neanche. Che gli altri 4? Sì. Pink non credo. No, Pink no. An Emotional Fish sono quelli dove Vasco Rossi ha ripreso Celebrate e gli spari sopra. Oh. Bob Geldof fa altro. No, sono le Bare Naked Ladies. Ma vedi. Ok, ragazzi. Ecco. Vabbè, in una ho vinto io, ma solo una. Solo una, siete stati bravissimi. Accontentati. Mi accontento. Va bene, allora, diciamo che
poi facciamo un grande finalone insieme, ma prima ci guardiamo un bel servizio con un'intervista alla scoperta di un cantautore validissimo che è Claude Stone Poles. Thank you.
You are one of those who upset you, but without changing yourself. For the rest, I like to think that the best is yet to come. Amici di The Rock Show, è una canzone assolutamente dalle note avvolgenti, è una voce molto calda, però che sa graffiare al momento giusto e a donarci tantissime emozioni. Ma di chi sto parlando? Sto parlando di un notissimo artista, un artista noto nell'underground che è Claude Stone Pauls, che finalmente mi è venuto a trovare. Un artista che non vedo da 6 anni, insomma, mi fa piacere. Non ti sei perso nulla. No, veramente mi sono perso tanto, secondo me, però in realtà da quello che stai facendo direi proprio di sì. Come stai innanzitutto? Bene, caro, felicissimo di vederti. Assolutamente reciproco, ti vedo. Piacere. Ti vedo in forma. Ti vedo in Cado forma. Cado in piedi, dai. Cado in piedi. Vabbè, già cadere in piedi di questi tempi è già... non è male. Ascolta, oggi sei in veste cantautorale, in veste da solista con un progetto, sei da solo. Ti vedo in versione acustica, ma io sotto sento quello che scorre un pochettino nelle tue vene, quindi in realtà secondo me è una formazione che tu hai portato qua per farmi ascoltare, farci ascoltare qualcosa, ma probabilmente poi prenderà una connotazione un pochettino più, con più elementi. È che la dici? Storia della mia vita degli ultimi 10 anni, sono pezzi questi che ho elaborato per la maggior parte da solo, quindi sono in attesa di metterli su nastro e poi provarci. Ci sta, ci sta. Beh, allora, questo brano è interessante, è nell'arco dei 10 anni, questo brano quando l'hai scritto? Questo brano è nato l'anno scorso. L'anno scorso. In una circostanza a me molto cara, perché è successo un episodio che tuttora mi ha cambiato la vita e... conosciuto la mia attuale compagna, e quindi positivo, direi molto positivo. Questa canzone è semplicemente il frutto di un momento che aspettavo da sempre, ed eccomi qua. Ho cercato di catturarla nel modo più naturale possibile, insomma. È questo quello che faccio da sempre. Quindi hai fatto una fotografia di un sogno tutto sommato coronato, perché è un momento che aspettavi da sempre. Ognuno di noi nella vita aspetta un qualcosa, chi magari in un momento di successo, una soddisfazione lavorativa, personale, e io ho semplicemente trovato la chiusura del mio cerchio nella mia vita privata. Quindi... Beh, non è poco. Tanto è una cosa molto onorevole questa... Effettivamente, cioè, parlare di vita privata, forse oggi in una società dove si pensa molto a correre, arrivare, successo, apparire, vedi già il ritmo stressante che io, con già le mie parole, oddio, sono stressanti, no? In realtà, no, qua stiamo parlando di coronato un successo nella vita privata, ok? Che è un po', secondo me, il senso della vita, ed è molto importante, secondo me, per un artista. Intanto ne è nata una canzone che è una bellissima canzone, quindi... anche a livello artistico, insomma, direi che ha avuto il suo peso molto, molto importante. Ci si prova sempre, nel senso, ho sempre pensato il fatto di fare musica, perché io in quanto persona mi è sempre piaciuto fare le cose per fare felici le persone che conosco, per fare felici gli altri. Però mi sono detto a un certo punto, no, tu lo fai per te stesso, per essere tu una luce splendente, che poi riesce anche ad illuminare le persone che hai intorno, che vuoi bene, quindi... Sì, ci sta. Allora, io faccio una cosa per far felice gli altri, bravo, no, non ho niente da dire. Se faccio felice me stesso, la mia luce, l'hai detto tu, ripeto solo le tue parole, illumina anche gli altri. Si tratta solo di parlare di cose belle, quindi negli ultimi tempi, negli ultimi anni ne abbiamo vissute di ogni. Certo, quindi... fa parte della vita, no? Momenti sì, momenti up, momenti down, fa parte della vita. Secondo me bisogna entrare nei momenti alti e nei momenti bassi nella vita, bisogna entrarci dentro, assaporarli. Assolutamente sì. Per poi uscire fuori e sorridere sempre alla fine. Sì, perché la vita credo che vada vissuta e le esperienze che noi magari al momento giudichiamo poco piacevoli comunque ne determinano una nostra crescita.
e quindi determinando quello poi in realtà con una forza interiore che tu hai una bella forza interiore ne esci sorridendo e cioè, devi fare un lavoro su te stesso in realtà. La più grande vittoria è quella. E credo che sia proprio una più grande vittoria della filosofia della vita in generale. Se lo facessimo tutti sarebbe una gran cosa. Purtroppo tante distratti. Persone non lo fanno, è per quello che facciamo fatica anche a relazionarci l'uno con l'altro. Bisogna sempre pescare in fondo al pozzo e tirare fuori da ognuno di noi. E c'è sempre meno positività, no? Facciamo sempre più fatica a relazionarci e molte volte diamo delle colpe esterne. Ok, in realtà la maggior parte delle colpe sono date un po' dalla nostra fatica, no? Dal nostro egoismo e la fatica proprio di comunicare con le altre persone. Invece tu no, tu comunichi molto bene con le altre persone a livello umano, a livello di empatia e soprattutto con la tua musica e quindi mi nasce spontanea una domanda. Immagino che tu abbia più pezzi e quindi come nascono i tuoi pezzi, no? Questo che abbiamo sentito me l'hai raccontato, è molto chiaro. Altri brani, altri aneddoti sulla nascita dei tuoi brani? Nascono sempre nei momenti più strani, magari quando sono a lavorare o quando sono in un momento di pausa, magari mi canto una melodia, lo prendo il telefono, dico fermi tutti, devo andare un attimo di là, devo fare una telefonata, poi boom, mi fermo e... Cellulare? Con melodia, sempre, classico. Sempre i momenti più strani. Questo è consono, ma vabbè. Mai bloccare il flusso. No. Quando... e... cerco di farle venire sempre di getto, perché poi è vero, quando ci sei troppo a rimuginare sopra... Freddie Mercury su questo insegna tanto, una canzone ti deve venire subito, 4-4 ore. Se ci stai troppo a girare intorno e fai fatica, è destinata a morire. Se invece ti viene subito, allora poi ci puoi girarci intorno, fare tutti gli orpelli. Quindi lo scheletro della canzone deve venire subito. Ed è un po' il discorso che tu hai fatto all'inizio, quando hai iniziato il tuo spazio, ci hai fatto sentire un tuo brano acustico che gira già da solo. Poi in realtà non so come tu lo arrangerai, come lo proporrai sul tuo disco, sul tuo vinile, sul tuo streaming, quello che sarà. Ti posso dire che già così gira da solo e quindi secondo me è un ottimo lavoro. Cioè, stai facendo felice di quello che dici. Ma sto dicendo la verità, credo che tu ne sia consapevole, no? Nel momento della struttura. Certo, quando la facciamo noi abbiamo sempre un po' di dubbio, no? Dobbiamo avere un consenso un po' esterno che... Però ci si accorge bene o male delle cose che possono funzionare o delle cose che non possono funzionare, quello sì. Però è sempre bello quando comunque la suoni davanti a una o più persone. Perché solo loro mi dicono se arriva il brano, esatto. No, io posso farmi un'idea, ma in realtà poi è il pubblico. Nel mio piccolo dico, tacci che questa funziona, questa cammina da sola. Cade in piedi da sola. Cade in piedi molto bene, molto bene. Ci si prova, sì. Complimenti per la voce e complimenti per la pronuncia in inglese. Cerco sempre di migliorarla tempo nel tempo, non essendo... Però è sciolta, è appetibile, secondo me la costruzione, le sillabe filano molto bene, non si rincorre mai, ma ha sempre il suo spazio e dona sempre, ogni parte della canzone, secondo me, dona sempre una sensazione. A buon rendere, grazie. Dalla tranquillità all'esplosione proprio del sentimento. Questo io uso sentire una canzone e poi dirti quello che mi ha trasmesso, perché so che per noi musicisti è molto importante questo e quindi lo cerco di farlo. Ti fa quell'adrenalina necessaria per dire lo stai facendo, ok, vai avanti così, va bene così. Quindi, who's the next? Senti Claude, direi che magari ci salutiamo il pubblico perché noi vogliamo ascoltare un'altra canzone, assolutamente, cosa dici? Volentieri. Allora io intanto ti saluto, ragazzi. È stato un enorme piacere, un grazie di cuore a Giorgio Nasso per avermi dato la possibilità di essere qui, grazie di cuore, grazie a te John, un abbraccio a tutti quelli che ci guardano, ci guarderanno, che continueranno sempre a vivere, sempre col sorriso, a dispetto di tutti, di tutto il casino che stiamo vivendo. Alla fine andrà sempre tutto bene.
cari amici, Claude Stone Pauls, la sua grandissima musica è Positività. Everything is going to
Questo programma è offerto da Guitar Lab. Grandissime note evocative di Claude Stone Pulse, bravissimo, veramente è stato un piacere averlo qui a The Rock Show come ospite, ma è un grandissimo piacere avere anche i Finger Lips qui con noi, che veramente ci hanno fatto divertire, impazzire con il loro look coloratissimo e con le loro note veramente tanto 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 rock anni 80 che mi riportano indietro, anzi possiamo già spoilerare che se trovo una fotografia del 1984 dove ero così come voi naturalmente, nei ringraziamenti di domani la pubblico e vi permetto anche di prendermi in giro tutto il giorno. Se la trovo domani la pubblico. Sì, però una volta che l'hai trovata poi vieni a fare un pezzo con noi, abbi pazienza, cioè non puoi. Mi dovrebbero però ricrescere i capelli. Guarda che possono ricrescere in una maniera. Guarda che se ci leviamo le parrucche cerchi fantasmi, poi te lo dico. Su Amazon ricrescono in una maniera incredibile. Ti colleghi su Amazon e grande miracolo. Ragazzi, io annuncerò il vostro ultimo, ahimè, brano con grandissimo dispiacere. È il medley dei Queen, lui ha detto che vuole rifare i Queen. Vuole fare solo l'inizio. Capisci come sarà poi. Questo te la trascinerai per anni, naturalmente. Fino alla pensione. Grazie di essere stati con noi, grazie a voi a casa che ci avete seguito. Grazie a voi. Importantissimo, io non lo posso fare per questione di tempo, ma ho visto che avete una totalità di 69 messaggi non letti sulla nostra pagina Facebook, che vi inviterò poi privatamente, ve li guardate uno a uno. Grazie. Bravissimi. Grazie a tutti che ha scritto. Guarda, veramente grandissimo seguito, grazie amici a casa che avete scritto, avete collaborato, loro sicuramente meritavano questo tantissimo, però voi siete stati favolosi. Io colgo l'occasione per salutarvi, per ringraziarvi e ci vediamo sabato prossimo con una nuova puntata di The Rock Show. Come sono bello io. L'hanno trovata. No, questa è 20 anni dopo, devi vedere proprio quella dell'84, ma cioè, ve la manderò. Allora, ultimo brano con i mitici Finger Lips.
C'è sta un problema. Allora, ho letto tutti i messaggi. Ho fatto e ci hanno denunciato. Esatto, ci volevano picchiare e ci aspettano fuori. Questo ve lo dico subito. Quindi, uno, lasciando quelli erano gli altri 68. Ma un messaggio voleva un bis. E urca! Facciamo un bis. Bene. Cari amici, i Finger Lips. Dice un po' che fa molto bene, che non se non ce l'ha Joan Jett. Joan Jett, perché abbiamo Joan Jett con noi a The Rock. L'abbiamo provato Show. Due volte. Vabbè. Mezza. Ma neanche. Va bene, uguale, dai. Va bene, va bene. Grazie. Grazie. Dai. Vado. Quindi vai. Quindi questa. Vai. La sai Giorgio, sì? Sì, più o meno. Forse. Sì, dai. Where are you? You say you meet me, but it's not a-
Questo programma è offerto da Guitar Lab.